Atmosfera un po' tenebrosa, oggi sudoriamola con Mirko perché? Perché vi parlerò di una fragranza solo per donne. Oggi finalmente ritornano i video anche femminili, nonostante, vabbè, si sa questo canale di cosa parla, si sa che è più orientato verso un pubblico mascolino, è vero? Birbantelle che non siete altro. Oggi però è il vostro turno con una fragranza, attenzione perché potrebbe acchiappare banane a go go. Zero molecole, Torino. No, di qua. Dudu! Ciao ragazzi e bentornati su Odoriamola con Mirko. Questo è l'unico canale in Italia che parla di fragranze maschili dal punto di vista dell'opinione femminile. Oggi però facciamo il processo inverso e finalmente parliamo anche di quel tipo di fragranze che ingrifano il sesso maschile. Fatemi sapere nei commenti quale nome vorreste in antitesi a gnagnabilità. Cioè una fragranza che ha il potere di attirare fauna maschile. Quindi, appunto, oggi parlerò di una fragranza che potrebbe essere per alcuni maschi troppo dolce, per alcune femmine assolutamente troppo dolce, ma in ogni caso non lascia indifferenti e soprattutto sprizza femminilità da tutti i pori. E lo facciamo in pompa magna con una fragranza che si fa sentire da tutti i punti di vista, la scia, la durata, a tutto, non gli manca niente, è una fragranza semplice ma strutturata, niente, non gli manca niente. Zero molecole, Dudu, brand italiano di nicchia, di cui mi piacciono veramente tante fragranze. Trattasi di un gourmand dolce, quindi per quelle persone che detestano i gourmand o non apprezzano a sufficienza le fragranze dolci, non sarà questa la fragranza in questione, ma l'ho portata appunto per la sua grande puntini 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 ta. Dovete dirmelo voi quale può essere una parola in antitesi a gnagnabilità, ve l'ho già detto. Naso di questa fragranza è Stefania Boni, che già nel cognome aveva il suo destino, quello di attrarre uomini. Quindi Stefania Boni li attrae con la sua creazione Zero Molecole Dudù. Io lo dico, una donna che indossa Dudù aumenta il suo grado di sensualità, almeno ai miei occhi, di una minima, attenzione, non cambierà il mondo, però occhio. Ma che vi devo dire? Io mi sento la testa in mezzo a un seno materno, ma anche che si è, non lo so. Un seno di torte, tipo il profiterol, però non di un altro colore. Ci siamo capiti? Solo tre note, frangipani. Saluto gli amici di Piangipane, provincia di Ravenna. A proposito di questa cosa, se ci sono, vaniglia e legno di cedro. Ragazzi, veramente. Intanto si avverte sempre quando una donna porta questa fragranza, si avverte in tutte le stanze. È indossabile da un uomo? Dal mio punto di vista, no. Perché è leggermente più da donna vissuta rispetto a un Lost Cherry che sì, magari è femminile, però è anche sbarazzino. E l'uomo che indossa una fragranza leggermente femminile deve avere questa sua caratteristica di sbarazzinininininità, o no? Cioè, almeno io la vivo così. O magari uno Chagaff Oud di Swiss Arabian, che è anche molto molto dolce. Ma lì c'è quel tocco di oud, e l'oud è quasi sempre mascolino, bisogna dirlo. Qui no, ragazzi, abbiamo il frangipani, la vaniglia e il cedro smorza un po', però dà anche quell'aggressività in più che serve in una fragranza di
di nicchia invernale, perché stiamo parlando di una fragranza solo invernale, e basta. Direi che per questa fragranza ho detto tutto, consigliata altamente da me, Zero Molecole Torino Dudù. Ciao donne, e mi raccomando iscrivetevi al canale perché non siamo qui a pettinare Ken. Ciao!